Buongiorno carissimi lettori, benvenuti a questo spazio nel quale vi raccontiamo gli appuntamenti per i giorni qui che precedono la Pasqua in diocesi di Padova. Partiamo dalla festa delle palme che vedete nella nostra copertina di questa settimana. Gli Acerrini e il Vescovo si incontrano, sarà l'ultima volta dopo 25 per il Vescovo Antonio che lascia la diocesi a giugno. Un percorso simbolico del buio e la luce per una festa che quest'anno ha come motto Mi illumino di te. Quindi passiamo a Villa Immacolata, casa di spiritualità diocesana a Torreglia, perché per la terza volta torna Parole e Note di Pasqua. L'appuntamento è per lunedì 30 alle 21. La serata ha l'obiettivo di evocare il senso più profondo, più vero della festa della risurrezione che andiamo a celebrare. Ad accompagnare il tutto sarà il gruppo Musaico. Quindi un altro appuntamento tradizionale che si celebra mercoledì 1 aprile alle 19:30 all'Opsa di Sarmeola di Rubano. Si tratta della Via Crucis diocesana. È il momento in cui si celebra anche la Giornata Mondiale della Gioventù, questa volta in forma diocesana. Infatti l'appuntamento tradizionalmente è organizzato dai giovani dell'Azione Cattolica. Il tema di quest'anno è Beati puri di cuore perché vedranno Dio. Ci spostiamo poi a Monselice per un altro appuntamento importante, molto interessante, che si sta facendo tradizione. Mi ami tu è il motto della veglia pasquale di quest'anno che organizza il vicariato all'interno del Duomo. Si riconferma però la formula molto originale. Il Duomo sarà aperto dalle 19 alle 22:30. Ogni persona, ogni partecipante si può recare quando crede e cominciare questo percorso anche fisico nello spazio che lo prepara appunto alla Pasqua. Venerdì 3 aprile alle 20:45 a Cadoneghi invece torna la Via Crucis Vivente organizzata dalla parrocchia di Sant'Andrea. Quest'anno l'appuntamento, iniziato nel 2004, si svolge al Green Park, una zona nella quale si sono trasferite ultimamente diverse nuove famiglie che così possono assistere per la prima volta a questa celebrazione molto particolare. Quindi a Roncaglia, perché sempre il 3 di aprile alle 21 torna la Via Crucis, organizzata dai giovani dell'Azione Cattolica, anche con le loro motivazioni. Il via è previsto nella chiesa di San Basilio. Chiudiamo con uno spazio molto particolare per il Triduo Pasquale, da giovedì 2 a sabato 4 aprile, quindi da giovedì 2 mattina alle 9 alla sera alle 22:30 di sabato 4, quando ci sarà la veglia pasquale, il Centro Giovanile Antonianum dei Padri Gesuiti qui in Prato della Valle a Padova si fa monastero urbano. È l'occasione per chi vuol concedersi dei giorni di meditazione, di preghiera, di silenzio, uno spazio privilegiato per vivere al meglio questa festa centrale per la nostra fede, per il cristianesimo. Bene, con questo vi salutiamo, ci sentiamo nei prossimi giorni immediatamente precedenti alla Pasqua. Buona fine di Quaresima.